Salve, ci siamo? Cioè, ci siamo per modo di dire perché la pausa, come al solito, siete appena 25. Intanto però io ho arrivato lo streaming, come al solito riavvio proiettore e computer. Oddio, sto vomitando il piccolo. Dove stai vomitando? Cioccolo? Scusate che c'è un piccolo incidente domestico. Mi sto vomitando. Dove stai, piccolo? Ecco. Scusate, ho un piccolo incidente domestico. Tanto ancora è presto, sono solo 29. Intanto io però provvedo a via registrazione. Ok. Se passi di lì però, scusate, è uno lì e un altro lì ne ha fatto. Sì, temporaneamente, ancora non è il momento. Potete sempre approfittare, visto che siamo, siete in 34, per eventuali domande, ci abbiamo qualche minuto ancora. Perché questo si blocca? No, si blocca, va bene. Niente domande. Ah, però devo raddrizzare questo. Perfetto. Mi sembra che la qualità sia accettabile. Avete fatto lo spuntino? Nessuna risposta. Non seria, non seria. Correlazione, disturbi tiroidei e depressione. No, scusate, che il mio gatto ha deciso di fare tutto adesso. Prima ha vomitato due volte, adesso ha fatto cose di non bell'odore. Quindi, no, la correlazione in sé non è fortissima, se ci sono a volte invece alcune relazioni fra fluttuazioni più che patologia depressiva e variazioni ormonali. Quindi, quando c'è qualche rapporto con alterazione della funzione tiroidea, è più sulla sistemica alterazione del bilancio ormonale più che con il disturbo in sé. Però vi ripeto, non la prenderei come insomma, una specie di forte comorbilità. Scusate, ci sono varie emergenze legate al mio liscio che ha fatto qualcosa di molto poco oloroso dove faccio lezione. Quindi un attimo solamente. Che si risolve questa piccola emergenza paciocola, aggettivo del termine paciocco, paciocola, l'emergenza. Paciocolesca, mi suggeriscono. Ok, quanti siete? 59 ancora no. Francesca ha fatto uno spuntino. Ragazzi, ma qua alla fine saremo ciccioni. Caffè, ben ci sta. Hai ragione, Sofia, tutti lo tolerano. Io non lo so perché non mi sono pesato, però è innegabile che si mangia di più. Anche perché stando a casa, avendo, diciamo, quantomeno una discreta capacità, sono bravo come cuoco, quindi ho tempo anche di cucinare, quindi purtroppo si mangia. Che ci frega di rotolare? Beh, no, ci frega sempre un po', insomma, di essere, diciamo così, di aspetto gradevole a Arianna. Poi sta per Arianna, immagino. Ragazzi, 50, no, 60, io comincerei però la lezione perché, ok, insomma, è durata parecchio questa pausa. Andiamo. Quella che vedete, brava, grazie. Quella che vedete nella figura. Ok, basta pausa anche con me. Allora, avvicino un po' così più grande
lo schermo, perfetto. Quella che vedete è una storia di vita, è una storia di vita un po' per introdurre la patologia e il disturbo bipolare, e un po' per ricordare un aspetto. Parla, oddio, Luca mi raccontava che sta al 10° anno di conservatorio, e questa è la vita di Schumann, che aveva un disturbo bipolare in funzione dei periodi di mania e depressione. Mi spiego meglio. In generale vale per Schumann, comunque vale per chiunque altro. Molto più lunghi e duraturi sono i periodi depressivi, che poi sono, per brevi intervalli, sostituiti per i maniacali. E questo cos'è? È una forma di correlazione fra le produzioni, le composizioni di Schumann in funzione delle sue crisi maniacali. Vedete come, ovviamente, in fase depressiva severa, zero nel 1844, e come invece il rapporto a fasi maniacali, o meglio ipomaniacali, avete un boom di composizioni. Questo non vuole veicolare qualche messaggio equivoco, non c'è niente di bello nella patologia bipolare, però semplicemente come però la componente maniacale piaccia, fra virgolette, al paziente bipolare, e poi sia per certi versi produttiva, perché proprio preso dal furore maniacale, in questo caso specifico, hai un'elevata produzione artistica. Visto che lo faccio spesso, lo farò spesso in varie forme di patologia, vediamoci una breve clip cinematografica di una, quella che ho trovato, di descrizioni cinematografiche di un disturbo bipolare. Per la parte femminile, semmai è un vostro preferito, c'è il giovane Richard Gere, scusate, e quindi vi rifate per un po' gli occhi ammettendo che vi piaccia, però è un paziente bipolare, in questo film ovviamente, Mr. Jones. Perché non parte? Ovviamente è la parte maniacale che viene descritta. E qui stava a teatro e pensa bene. Vabbè, non è venuto il parlo, ve lo vedete da soli. Il video va un po' male. Diciamo così, che questo è il polo maniacale e non ci sono dubbi a proposito di cose musicali. Fra un po' però vedrete l'altro polo, quello poi più duraturo, è quello appunto, insomma, ovviamente l'umore negativo, quello depressivo che ovviamente detto. Vi ho già detto che fra le forme depressive quella associata alla maggiore probabilità di suicidio, prima vi ho detto 1 su 4, 25%, dai, fatti vedere insieme a un bello, come dice lì, vieni qua, fatti vedere in telecamera, dai, dove scappi, aspetta un secondo, ti faccio vedere il piccolo che sta un po' nervosetto. Bene.
modo o con un altro per raccontarvi il disturbo bipolare. Ci ha detto quindi di lunghe non si vede molto bene il pacioccolo, non penso pacioccolo, non il filmato. Non è tanto cuccio che anzianotto il piccolo. Qui vedete il più noto e diffuso trattamento per il disturbo bipolare. Se vi ricordate bene, quando abbiamo cominciato nella parte estremamente introduttiva della psicofarmacologia e vi raccontavo dell'inizio della psicofarmacologia, dei disturbi psichiatrici o malattie mentali, vi dicevo che fra le sostanze che in maniera casuale, serendipita, c'era l'identificazione dell'azione dei sali di litio nel trattamento del disturbo bipolare. Forse vi dissi anche all'epoca, è l'unico fra i farmaci che elencai, clorpromazina, imipramina, i triciclici, che a tutt'oggi ha una sua, come dire, prevalente utilizzo. Continua a essere ancora il trattamento elettivo del disturbo bipolare, anche se, come vedremo tra qualche secondo, è un farmaco, un trattamento molto delicato, da importanti effetti collaterali. Però che sia efficace, in qualche modo lo vedete in alcune storie di trattamento. Sono sostanzialmente 5 pazienti, quindi ogni linea, in funzione degli anni di monitoraggio, fa vedere come sostanzialmente, prendete questo paziente, come il trattamento con litio riesca a contenere abbastanza efficacemente, in alcuni casi, in questo caso qua, fa scomparire completamente i periodi depressivi, lasciando grosso modo inalterati i periodi maniacali. La risposta spesso dei pazienti è diversa, però una cosa è innegabile, come all'interno di queste storie il litio è un farmaco in qualche modo importante, perché storie puramente maniacali, storie bipolari, poi in qualche modo esitano favorevolmente. Ricordatevi, sono sempre utilizzi sintomatici. Sintomatici vuol dire che non rimuovono la causa, e che vuol dire che l'uso del litio deve essere cronico e quindi non si può mai sospendere, anche per una ragione che vedrete fra qualche secondo. Accennavo prima ai problemi del litio. Purtroppo c'è vari problemi. Il primo, ed è forse il più importante, è che ha un basso indice terapeutico. Vi ricordo che per indice terapeutico indichiamo la differenza, l'ampiezza del margine di sicurezza che esiste fra gli effetti clinicamente desiderabili e altre curve dose-risposte di effetti clinicamente indesiderabili. Purtroppo è molto basso l'indice terapeutico, ha importanti effetti collaterali, aumento ponderale, cioè diventano come stiamo diventati noi, iperuria, tremori, secchezza delle fauci. E a tutt'oggi, incredibile che sia, visto che avete rifatto un po' di conti da quella storia che abbiamo visto qualche settimana fa, dopo circa 60, 50-60 anni della sua introduzione standard nella pratica clinica del disturbo bipolare, a tutt'oggi, quali siano i meccanismi farmacologici, quali siano i meccanismi neurochimici, non è noto. Quindi ragionamenti del tipo, come abbiamo già fatto per la schizofrenia, dopaminergici, ragionamenti come faremo fra un po' per la depressione, monoaminergici, o altri ragionamenti che faremo per altri tipi di farmaci, e nel caso del disturbo bipolare non li possiamo fare perché il litio non è ancora noto in quale neurochimica va in qualche modo a impattare, anche se sappiamo che in maniera abbastanza indifferenziata agisce su molti sistemi neurotrasmettitoriali, ma il meccanismo effettivo d'azione non è ancora noto.
Oltretutto, un altro aspetto del litio è quella che si chiama in ogni procedura clinica. No, no, spesso l'alternanza Ilenia è molto rapida e tu capisci perché è così ulteriormente doloroso la fase depressiva, proprio perché passi dalla fase in cui hai la percezione di star bene, anzi stare benissimo, anzi essere pieno di energie, di forze, anche, ripeto, tra cui la fase maniacale è una forma patologica, e poi ti sprofondi nella fase depressiva. E purtroppo spesso il viraggio è rapido, tendenzialmente rapido. Dicevo, un altro aspetto invece importantissimo della terapia, del trattamento, perdonate il termine infelice che mi è uscito, perché non è una terapia, meglio parlare di terapia quando il trattamento rimuove le cause, cose che purtroppo non è per i sali di litio, è la cosiddetta bassa compliance dei pazienti. Che vuol dire compliance? Compliance è uno di quei tanti termini inglesi che entrano un po' nell'uso comune. Compliance sta per aderenza alle prescrizioni terapeutiche. La prescrizione per il litio è di assumerlo sostanzialmente sempre in maniera cronica per gestire sia le fasi depressive che le fasi maniacali. Quello che succede è che molto spesso i pazienti, proprio perché, scusate l'ipersemplificazione, amano le loro fasi maniacali, percepiscono tutte le energie che precedentemente non avevano, percepiscono addirittura di essere, tra virgolette, guariti, sospendono il trattamento con litio. Già questo in sé è un serio problema, ma è un problema ancora più serio che purtroppo quando si sospende il trattamento cronico con litio, poi la sua efficacia, quando lo si ricomincia ad assumere, è molto diminuita. Quindi bassa compliance, importanti effetti collaterali. Non c'è una categorizzazione. I periodi depressivi possono durare anche anni. I periodi maniacali hanno una durata molto breve, in genere sono giorni, settimane. Però, ripeto, è difficile fare una specie di classificazione media, perché anche prima, in quell'immagine che velocemente ho fatto vedere, ogni storia clinica è diversa e per pesi relativi tra fasi maniacali e fasi depressive, fermo restando che quelle depressive sono sempre più lunghe, e anche per frequenza dello ciclo, cioè frequenza dell'alternanza tra quella depressiva e maniacale. Però in generale le fasi maniacali sono relativamente brevi, dell'ordine dei giorni o delle settimane. Raramente abbiamo fasi maniacali che durano, mettiamo, mesi e mesi nelle storie dei pazienti bipolari, raramente. Proprio per questi importanti effetti collaterali, proprio per questo problema della bassa adesione alla prescrizione terapeutica e della scarsissima efficacia che ha il litio quando viene riassunto dopo la sospensione non richiesta, non prescritta dal terapeuta, si stanno cercando trattamenti alternativi. Negli ultimi anni, in qualche modo, si è affiancato nell'armamentario farmacologico un farmaco, la carbamazepina, che ha tutta un'altra storia. Cioè, non è un farmaco introdotto per il trattamento del disturbo bipolare, ma è un farmaco che in realtà è un antiepilettico, anzi un anticonvulsivante. Quindi nel trattamento dell'epilessia non è l'unico farmaco, è l'unica classe farmacologica, serve, agisce sulla riduzione delle crisi convulsivanti negli epilettici. Si utilizza anche in altri contesti la carbamazepina, è comunque un farmaco importante, importante come farmaco neurologico, e come spesso capita, farmaci usati per altri disturbi a volte vengono provati, ma lo vedete anche in questi giorni nel tentativo di rimedio al coronavirus, e si riscontra qualche effetto, a volte sì, a volte no. Non è questo il caso purtroppo in questi giorni, almeno per adesso. Nel caso della carbamazepina, questa figura vi fa vedere chiaramente come invece la risposta clinica dei pazienti è abbastanza
paragonabile al litio. Come al solito, nel caso di farmaci che agiscono su sintomi, in asse verticale, in asse ordinata, c'è la quantificazione dei sintomi maniacali, quindi quello che è desiderabile è che la curva scenda verso il basso, che quindi si riducono al massimo. La parte in grigio è la parte in cui i pazienti assumono una sostanza inerte, il placebo, e poi quella in bianco sono, come leggete, e poi è la stessa figura del calcio, se ben ricordo, le settimane di trattamento con litio. E come vedete, effettivamente, ma questa non è novità, il litio ha una buona capacità di agire sulla patologia, anche e soprattutto sulla riduzione dei sintomi maniacali, riducendo, non alterandoli, ma riducendoli cospicuamente. Come vedete, in maniera abbastanza analoga, soprattutto dopo la terza settimana, lo stesso effetto si ha con la carbamazepina. Non ha gli effetti importanti collaterali del litio, non ha quel problema di bassa aderenza alle prescrizioni terapeutiche che dicevo del litio, però ripeto, purtroppo è farmaco neurologico maggiore che ha altre controindicazioni, per esempio disturbi dell'equilibrio, anche una certa sedazione, anche una certa sonnolenza diurna, ma in realtà è un farmaco importante. Però almeno nella storia del trattamento farmacologico si è affiancato alternativamente al litio, pur senza in qualche modo sostituirlo. E a questo punto chiudiamo, per questo ho detto volevo togliermi dalle scatole il disturbo bipolare, perché tutto sommato è un argomento relativamente breve. Scusate, guardo. Né benzodiazepine né decetonegata. No, il meccanismo è antiepilettico, ma non come i barbiturici. Non agisce sulla sedazione, il meccanismo è sullo specifico della parte convulsivante delle crisi, non è un GABAergico, ecco, la carbamazepina. Non è la benzodiazepina, è proprio un anticonvulsivante, è diverso il meccanismo. Adesso non compliamoci la vita. Chiuso con la disturbo bipolare, e invece cominciamo questo lungo discorso che ci porterà certamente tutto domani, poi non so se arriveremo anche a venerdì, sulla depressione. Com'è nata per la schizofrenia? Un'ipotesi dopaminergica, come ben sapete, non è un'ipotesi a priori, sviluppato avendo conoscenze sui meccanismi alterati della neurochimica della schizofrenia, ma è nata dopo che si osservava che i primi farmaci che agivano efficacemente sulla schizofrenia erano farmaci che erano antagonisti, eccetera, eccetera. Così similmente, nel caso della depressione, è stata introdotta l'ipotesi monoaminergica, perché sin dall'inizio le diverse classi e la storia farmacologica della depressione è una storia, come dire, che ha avuto diverse stagioni, in cui diverse classi nei decenni che si sono succeduti e si sono aggiunti, hanno sostituito le precedenti, anche perché i trattamenti spesso dei farmaci antidepressivi hanno importanti effetti collaterali. Però sia come sia, la prima cosa che scoprite, ed è una delle ragioni per cui sono abbastanza lunghe queste lezioni sulla depressione, è che non abbiamo un trattamento, ne abbiamo tantissimi. Solo in questa tabella, e non è ancora tutta la storia, e che ce ne sono ancora altri, sono riassunti i principali trattamenti oggi riconosciuti. Faccio riferimento però per adesso alla regolamentazione statunitense, perché lo stato di riconoscimento di alcuni di questi trattamenti, per esempio nel sistema sanitario italiano, non è accettato per alcuni. E come vedete subito, perché ho fatto anche uno spazio fra la prima parte e la seconda,
I primi sono gli storici farmaci, che continuano ad essere ancora i prevalenti, e sono tutti farmaci che, seppur con diverso meccanismo d'azione, agiscono con un'esaltazione del bilancio monoaminergico. Vi ricapitolo cose che in parte già sapete, perché le abbiamo già affrontate quando parlavamo di psicofarmacologia. Il primo farmaco, l'ipromiazide, vi ricordate la storia, sviluppato per la depressione, o meglio, no, identificato la depressione, sono gli anti-MAO. Vi ricordo che anti-MAO sta per inibitori delle MAO, e inibitori delle MAO sta per inibitori delle monoaminossidasi. Vi ricordo ancora che le monoaminossidasi sono degli enzimi presinaptici che eliminano i livelli eccessivi di monoamine, bloccando gli enzimi, l'enzima monoaminossidasi che fa questo lavoro, si lasciano livelli più elevati di monoamine a livello presinattico, e quindi il meccanismo d'azione finale è un meccanismo agonista monoaminergico. Non so se l'avevo lasciato in questa parte della lezione, se non ce l'ho ve lo dico a voce. Questi farmaci, però, come già vi ho detto, ma forse l'avete dimenticato, sono stati sostanzialmente abbandonati. Sono stati sostanzialmente abbandonati perché avevano due ragioni. Primo, perché altre casse farmacologiche sono state identificate con meno effetti collaterali. Secondo, perché determinavano quella che si chiamava la cosiddetta cheese reaction, reazione al formaggio. In realtà non è solo reazione al formaggio, è reazione a tutti quegli alimenti, formaggio, sottaceti, alcol, che hanno delle monoamine. Perché non esistono le monoamine centrali del cervello, esistono anche monoamine sistemiche che noi assumiamo con l'alimentazione. Certi alimenti hanno un bilancio monoaminico abbastanza elevato e normalmente a livello epatico poi vengono catalizzate, vengono eliminate prima di essere escrete, eliminate. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il farmaco, come spesso capita per i farmaci, non è selettivo. Certo, una componente significativa del farmaco supera la barriera ematoencefalica, va al cervello e fa il suo lavoro. Ma c'è anche una componente sistemica, visto che viaggia nel circolo ematico, che va in periferia e distrugge quelle stesse monoaminossidasi anche a livello epatico. Mentre a livello cerebrale, questo ci interessa, perché distruggendo la monoaminossidasi si aumenta il bilancio monoaminergico, a livello epatico non ci interessa, perché diventano incapaci l'individuo, meglio i fegati di questi individui, di eliminare i livelli eccessivi di monoamina negli alimenti, e quindi l'eccessione di alcuni alimenti provocava una serie di conseguenze prevalentemente di tipo pressorio, di tipo cardiologico. Ma forse ci torneremo. Solo per una mini sintesi della storia dell'alternanza delle diverse generazioni di farmaci antidepressivi. La classe di farmaci che sostituì gli inibitori delle MAO sono stati gli antidepressivi triciclici, così chiamati perché hanno una struttura chimica a tre anelli triciclici. Il loro meccanismo d'azione, come leggete, è di esercitare non un'azione agonistica monoaminergica in toto, perché le monoamine comprendono anche la dopamina, ma in qualche modo hanno, rispetto agli inibitori delle MAO, una relativa maggiore selettività, perché sono bloccanti della ricaptazione di noradrenalina e serotonina. Vi ricordate? Se io blocco il reuptake, se io blocco la ricaptazione, lascio più neurotrasmettitore, noradrenalina
e serotonina disponibile nella tessura sinaptica, che può continuare a agire a livello postsinaptico, e quindi l'effetto finale è azione agonistica, ma non più azione agonistica monoaminergica, ma specifica di due importanti neuromodulatori delle monoammine. L'ultima generazione, che a tutt'oggi non sono stati abbandonati completamente i triciclici, ma nei fatti il successo, se tal termine si può indicare, dell'ultima generazione e sono gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina. Il meccanismo d'azione, almeno come meccanismo, anche se le cose sono un po' diverse, è più selettivo. Non sono agonisti e di serotonina e non adrenalina, ma solo di serotonina. Come sapete, ormai anche quasi nel linguaggio comune si chiamano SSRI. SSRI è un acronimo, è un'abbreviazione per indicare la stessa cosa: locali selettivi della ricaptazione della serotonina. Per onore di completezza, ma tanto su tutte queste cose qua ci torneremo, questa farmacologia, negli ultimi anni sono aggiunti anche gli SNRI, bloccanti selettivi della ricaptazione della noradrenalina. Quindi SSRI prevalentemente, in certi casi, ma ripeto, è una riflessione che continueremo, gli SNRI, quindi che questi sono agonisti serotoninergici e quelli agonisti noradrenergici. Però, dicevo, non ci sono solo questi storici farmaci, molti altri trattamenti sono stati sviluppati e riconosciuti. Allora, prima di cominciare almeno a elencarli, perché poi ci entreremo in ognuno di questi trattamenti un po' più nello specifico, la prima domanda che lo si deve fare: ma perché proprio con la depressione così tanti trattamenti? Un pezzo di risposta verrebbe da dire, tra virgolette, è quasi ovvio, per i numeri importanti della patologia depressiva, ma non è la risposta unica e fino in fondo soddisfacente. C'è un'altra risposta e questa la si racconta molto raramente. Possono essere cambiate le generazioni di farmaci antidepressivi, meccanismo d'azione, effetti collaterali, cis reaction e tutto quello che tu vuoi. Però una cosa non è cambiata: la percentuale di rispondenti. Allora, una cosa che non si racconta tipicamente e che invece verrebbe da dire quasi è il problema o è un aspetto centrale dei trattamenti farmacologici della depressione, ma anche in altri casi, nel caso della depressione è un problemone, diciamola così, è che posto uguale a 100 i pazienti depressi, unipolari, depressione maggiore, come diavolo la volete chiamare, i rispondenti, quelli che beneficiano clinicamente di queste classi farmacologiche comunque cambiate, oscillano attorno al 65%. Allora, non so se a voi può sembrare tanto, è invece un dato drammatico, perché vuol dire che un terzo complessivo dei pazienti depressi non ha un trattamento farmacologico accettabile. E stante questi pazienti hanno, fra le altre cose, un così elevato rischio suicidale, si pone il problema di trattamenti addizionali. Ricordate, tutta la farmacologia della depressione esistente è ben lontana dall'essere efficace su tutti i pazienti. Quasi uno su tre non risponde. E allora ci sono vari trattamenti. Ripeto, ognuno di questi in qualche modo poi con maggiore dettaglio poi li tratteremo. Uno già lo conoscete perché altrove lo abbiamo affrontato. Quello che in una prima fase storica, abominevole potremmo chiamarla, senza teoria, senza storia, si chiamava elettroshock, oggi è un trattamento riconosciuto e in certi casi salva vita, ma la discussione specifica la riporteremo fra un po', e si chiama terapia elettroconvulsiva. Un altro, lo possiamo chiamare trattamento, ma in realtà non è pensabile un vero trattamento, è deprivare di sonno l'individuo. Successivamente alla deprivazione di sonno si ha un grande beneficio, benché temporaneo.
Anche qui non lo si può pensare come vero trattamento, perché tu non puoi arrivare all'infinito un paziente di sonno, semmai per brevi fasi. Anche su questo ci torneremo. Stimolazione di un nervo cranico. Il decimo nervo cranico lo conoscete, quello che ha sia una componente afferente che afferente, ma che comunque innerva praticamente tutti i visceri interni, che ha anche coinvolto evidentemente nelle risposte fight or flight simpatiche, anche le risposte parasimpatiche, visto che ha entrambe le componenti. È un trattamento abbastanza invasivo, dalla immediata efficacia. Sottolineo l'aggettivo immediata, perché prima l'ho omesso di dire, come gli antischizofrenici. Abbiamo così concluso la lezione sulla schizofrenia. Così i farmaci antidepressivi monoaminergici non hanno, anche, non dico di quel terzo che non risponde, anche nei rispondenti, quei due terzi che rispondono, non rispondono immediatamente. Come per gli schizofrenici, ci sono circa 2 settimane dall'inizio di una storia di assunzione farmacologica prima che rispondano. Questo, come intuite, lo è stato già per la schizofrenia. Da una parte è un grosso ulteriore problema, è una sfida ai meccanismi ultimi della patologia, perché ogni ipotesi monoaminergica prevede che questi farmaci arrivano dove non arrivare nei siti d'azione, diciamo così, nel giro di sotto i 24 ore. E allora non si capisce perché il paziente deve aspettare almeno 2 settimane per cominciare a beneficiare quando ne beneficia. Però questo pure è anche un problema clinico. Vuol dire che un paziente a volte in fasi molto gravi è senza trattamento. Anche del problema della latenza applicato alla patologia depressiva, ovviamente ne parleremo. Lo abbiamo accennato quando parlavamo dei sintomi negativi, l'FDA, la Food and Drug Administration, il massimo organo statunitense per riconoscere i farmaci, è l'equivalente statunitense della nostra AIFA. AIFA, l'avete sentito in questi giorni, è l'agenzia per i farmaci in Italia, che quindi sta alla base della valutazione dei protocolli per verificare l'efficacia di qualsiasi farmaco, e che quindi riconosce lo status di legittimità e di prescrivibilità. L'anno scorso ha fatto questo gesto, secondo me, no, questa scelta, secondo me molto molto delicata, di introdurre fra le sostanze antidepressive la ketamina. Come sapete, ve l'ho già detto, è una sostanza importante, è una sostanza che spesso è associata a crisi psicotiche, infatti l'abbiamo incontrata, perché emula alcuni dei sintomi negativi della schizofrenia. Come sapete, è anche una sostanza d'abuso nelle culture giovanili. Il termine special K non viene da farmacologia, viene dalle culture giovanili. E come forse sapete, o come forse già vi ha detto, ha una lunga storia in veterinaria, per indurre sedazione negli animali che devono essere macellati. Anche di questo ne parleremo. Abbastanza recentemente si è aggiunto un altro trattamento, la deep brain stimulation, stimolazione profonda del cervello. La logica, almeno generica, grossolana, l'avete già vista nella prima lezione di tutto il corso. Un paziente in cui in maniera chirurgica si inseriscono degli elettrodi in profondità in specifiche zone. Lì l'avete visto per il parkinsonismo, ma vale anche per la depressione, una zona diversa, e con potenti effetti si riducono i sintomi della depressione. Capite bene che è un trattamento di elevata invasività, perché si tratta di una neurochirurgia a tutti gli effetti. E infine, ma anche questo l'abbiamo già accennato, ma sono tutte cose su cui ritorneremo, la stimolazione magnetica ripetitiva a elevata frequenza delle due aree prefrontali, destra e sinistra.
Bene, allora lasciamo stare la bipolare, abbiamo già parlato. Visto che, bizzarro che sia, è il trattamento antidepressivo più antico, fra virgolette, trattiamo prima la terapia elettroconvulsiva, quella cosa che per molti anni è stata chiamata elettroshock. Adesso, noi l'abbiamo già vista in altro contesto, io lo presentavo come esempio quando riflettevamo sul metodo, sulle aberrazioni di certa ricerca, di certa pratica clinica. Nella, chiamiamola così, rivolta di fine anni 60, un po' banalizzando, definita antipsichiatrica. Ovviamente fu fortemente contestato e in massima parte abolito. Poi le cose sono divaricate nei paesi. In Italia sostanzialmente non è riconosciuta come terapia standard. Paradossalmente non è riconosciuta in ambito pubblico, ma a mia conoscenza in ambito privato viene erogata. E che è un bel paradosso. Non si eroga dove maggiori sono controlli in ambito pubblico, un trattamento delicato, e si eroga a volte dove i controlli sono minori nelle strutture private. Ma lasciamo stare delle riflessioni sulla carta italiana. Uno dei passati ministri della salute, all'epoca si chiamava Ministero della Salute, era la Rosi Bindi, provò timidamente, proprio sulla scorta delle esperienze americane, a sollevare la questione. Fu aggredita da dibattiti ideologici che non hanno a che fare con la tecnica, ma con l'ideologia della indesiderabilità di questo trattamento, il fantasma degli elettroshock visti in tanta cinematografia. Scusate, e quindi si è chiuso il libro. Torniamo però dove è standard questo trattamento. Vi ricordate, abbiamo già detto, la terapia elettroconvulsiva o elettroshock, come era all'epoca chiamato, nasce a Roma, nasce in Italia, Ugo Cerletti era uno psichiatra, a mattatoio di testaccio. Peraltro coglierete il parallelismo fra due diverse tecniche o procedure, come dire, che preludono alla macellazione. Non vuole essere una cosa simbolica, è un dato di fatto. Sia la chetamina, l'anno scorso introdotta, sia la terapia autoconvulsiva sono nate prima in ambito veterinario o in ambito macelleria, non so come chiamarla, per sedare gli animali prima di macellarli. Comunque, come abbiamo già visto, ce lo siamo detti all'epoca, Cerletti, osservando questa azione che aveva sugli animali, cominciò a introdurla sulle persone, e poi quella parabola storica che sappiamo. Vi ho detto, alla fine degli anni 60, una ridiscussione di tutta la psichiatria organicistica, di tutta la psichiatria che riduceva a fattori biologici la malattia depressiva. La giusta attenzione rivolta anche ad altri fattori, per esempio sociali, esperienziali, di vita, familiari, portò fortemente alla ridiscussione di questa pratica. In Italia siamo ancora là, negli Stati Uniti ormai da molti decenni, con specifiche caratteristiche che fra un po' vedremo, è diventata tecnica riconosciuta e, mi permetto di dire, salva vita in molti contesti. Una cosa è certa, che anche la terapia elettroconvulsiva ha un effetto sulla neurochimica. Perché si è osservato, mi sembra che più avanti devo avere qualche slide, come in conseguenza dell'erogazione della terapia elettroconvulsiva ci sia un aumento monoaminergico. Quindi in qualche modo è pienamente all'interno di quell'apotesi monoaminergica che più avanti, a questo punto probabilmente domani, affronteremo. Ma la cosa importante non è questa, perché altrimenti non ci sarebbe storia
è l'effetto rapido. Ragazzi, l'aggettivo cruciale è rapido. Perché è cruciale? Perché vi ho già detto che tutta la farmacologia antidepressiva, comunque intesa, deve fare i conti che un paziente, anche in fasi molto gravi, anche con un rischio molto serio di suicidio, se non ha una precedente storia farmacologica, deve attendere almeno 2 settimane. 2 settimane nella storia di vita di un paziente molto grave possono fare la differenza, la possono portare al suicidio. Una tecnica che immediatamente dà un beneficio clinico, c'è il vantaggio di salvare la vita di quel paziente. È talmente vero, lo vediamo più avanti, che nelle rigide modalità nelle quali è consentita c'è anche la brevità del periodo, tende sostanzialmente a intervenire a breve termine, quindi limitando al massimo le sue conseguenze negative, per vicariare appunto i limiti dei trattamenti farmacologici ancora non efficaci. Altro aspetto della terapia elettroconvulsiva è che mentre la gamma di responsività, cioè la percentuale posto uguale a 100 di pazienti depressi, che per i farmaci comunque intesi antidepressivi non arriva mai in genere sopra il 65%, come vedete la responsività alla terapia elettroconvulsiva è molto più alta, arriva fino all'80%, anzi la posso dire subito di più. È probabilmente fra i trattamenti standard, seppur a breve termine, è quello che la percentuale più elevata, e comunque non siamo al 100%, di nuovo ricordiamocelo. La stimolazione, ma questo l'avete già visto nei film di epoca, era e rimane bitemporale, perché ha i due lobi temporali, destra e sinistra. A tutti gli effetti si induce artificialmente una forma di scossa, di crisi simil epilettica. Però ci sono gli effetti collaterali a livello cognitivo. Il principale effetto collaterale è una confusione, uno stato di confusione per certi versi comprensibili, appena successivi all'erogazione della stimolazione. Ma l'effetto collaterale più importante è quella che si chiama amnesia anterograda. Per inciso, per capirci, così anche se un po' banalizzo, è quell'amnesia di memento, memento film, è quell'amnesia da danno ippocampale. Ma d'altra parte non è così strano, perché la locazione, la stimolazione bitemporale va appena sotto i lobi temporali esattamente a colpire l'ippocampo. Quindi è una forma di amnesia per le memorie degli eventi successivi per un certo intervallo all'erogazione dello stesso trattamento elettroconvulsivo. Importanti cosa? Queste due cose. Primo importante, la brevità. La brevità è delle 2-3 settimane. È importante perché? Perché è esattamente a 3 settimane la zona massima di non copertura della responsività dei trattamenti farmacologici. Secondo, questo è l'intervallo. Questo invece è la forchetta, il numero di trattamenti legittimamente utilizzabili, quindi un numero relativamente limitato all'interno di un periodo relativamente limitato. Sia perché è possibile che poi ci sia una risposta farmacologica, sia perché oltre a questi gli effetti diventerebbero neurologicamente rilevanti nei termini appunto di stabili amnesie. Quali sono le condizioni principali nelle quali, la prima la vedete, la refrattarietà, cioè la non risposta
ai farmaci antidepressivi. Ho la risposta, perché faccio parte di quel circa un terzo di pazienti depressi che non rispondono ai farmaci, oppure, pur facendo parte di quei circa due terzi che rispondono, sono ancora in quelle due o tre settimane, la latenza di cui già detto, in cui ancora non ho risposto. E seconda condizione importante è che ci sia un rischio suicidale. Le altre cose per adesso le lascerei stare. Guardiamola. Ne abbiamo un paio, se ben ricordo. Per certi versi, alcuni aspetti, per quanto si può vedere dalle immagini, non sono diversi. Questa, adesso a parte l'audio non si sente, però è chiaramente la paziente depressa, sta raccontando due sintomi, sta anche piangendo mentre racconta i suoi sintomi, un po' coerentemente con il tipo di disturbo. E fra un po', anche qui, ovviamente in situazioni assolutamente etiche, firma un consenso informato in cui le viene detto quali sono i rischi associati all'erogazione di questo trattamento, e lei li accetta sostanzialmente nel momento in cui firma il consenso informato, nelle modalità che vi ho detto, e per durata e per intervalli di somministrazione. Sta raccontando i sintomi maggiori depressivi che vive questa paziente. Non mi ricordavo che fosse dovuta la chiacchierata dello psichiatra. Sta parlando che l'alternativa a non farla era il rischio che lei si ammazzasse o addirittura ammazzasse qualcuno. E qui vi fa vedere, lo vedremo in due diversi filmati, le modalità attuali con cui si eroga la terapia elettroconvulsiva. Alcuni aspetti non sono diversi, non sono santi. È erogazione di intense scosse elettriche. Questi sono normali elettrodi, stavolta non registranti ma stimolanti, stanno messi della pasta conduttiva che favorisce la conduzione dell'impulso elettrico, come vi ho detto, bitemporali. Come vedete, c'è contemporaneamente all'erogazione il monitoraggio ovviamente dei parametri cardiaci, perché ovviamente siamo comunque in presenza di una scossa importante al cervello dei pazienti. Le viene sedata parzialmente e le viene iniettato un farmaco meno rilassante. No, lo si vedrà meglio nel filmato successivo, scusate, non mi ricordavo il filmato. Anche qui sta raccontando i 6-7 trattamenti medi e l'intervallo specificamente, anche se c'è il farmaco iniettato miorilassante, cioè che riduce la contrazione muscolare, però quella che era una tipica conseguenza dell'erogazione poi conservata, non c'è farmaco miorilassante che riesca a bloccare del tutto, a maggior ragione perché è intensa attività elettrica somministrata e erogata al cervello. Beh, the best alternative, insomma. E qui adesso è lei che racconta dopo il trattamento dei miglioramenti che vive. Cioè, anche nel caso della terapia convulsiva, effetti immediati, ed è la carta principale, vado al successivo, perché sennò perdiamo troppo tempo.
a favore di questo tipo di trattamento. Questo è più breve, ma più concentrato su come viene erogato. Vedete il consenso, vedete tutte le fasi significative. Il paziente sceglie, è informato e aderisce al trattamento. Qui addirittura è ambulatoriale, non c'è neanche, insomma, addirittura neanche al Milcami, cioè probabilmente il contesto di uno studio privato piuttosto che una struttura psichiatrica. Adesso vedrete le solite cose, gli elettrodi, la misurazione pressoria, la misurazione cardiaca, la misurazione, quel sensore che gli ha messo, della saturazione di ossigeno, che è una misura della funzionalità respiratoria, o meglio, di quanto la funzionalità respiratoria si integra e quindi il livello di percentuale di ossigeno ematico. Gli hanno messo gli elettrodi per l'elettrocardiogramma. Qui non si tratta ulteriore spiegazione, aspettate un attimo. Dicevo, gli viene iniettato un farmaco, sostanzialmente un simil benzodiazepino, che è miorilassante per ridurre, ma non scompaio, le convulsioni tonico-croniche simili ai epilettoidi provocate dal, e lo vedete, viene contemporaneamente anche blandamente sedato, quindi una blanda sedazione sistemica e un mio rilassante per ridurre l'entità delle convulsioni muscolari. Descrive esattamente quello che ho detto io. E adesso hanno terminato la preparazione del paziente e fra un po' la figura, ovviamente i paradenti per evitare che durante, nonostante il mio rilassante, la crisi si... E questa è la simulazione temporale. Quindi capite, quelli di prima erano elettrodi registranti l'attività elettrica e questi invece sono gli elettrodi stimolanti, sono i soliti elettrodi stimolanti. Vedete, mio rilassante o non mio rilassante, e anche nonostante la blanda sedazione, comunque c'è una risposta anche, insomma, motoria abbastanza importante. Comunque le scosse tonico-croniche ci sono comunque, anche se ridotte per entità, in tutta la durata dell'erogazione e per qualche secondo successivamente. Ed è finita. Non era una vera e propria anestesia, per questo che ha una blanda sedazione, per cui abbastanza presto lui si sveglia, perché in realtà non è stato profondamente sedato e adesso viene spuntato da tutto l'apparato di sensori che gli hanno collocato per monitorare saturazione di ossigeno, pressione, cuore, attività elettrica cerebrale e elettrocardiogramma. Adesso aspettano che si riprenda dalla sedazione e continua ancora un po' di monitoraggio cardiaco, un po' di monitoraggio del livello di ossigeno ematico. E tutto sommato in un intervallo abbastanza breve, poi lentamente si riprende il paziente. Bene.
Possiamo andare avanti? Bene, chiaro quali sono i limiti, cioè i pregi della elettrocompulsione, della terapia elettrocompulsiva. Salva la vita. Scusate che ci sono delle domande. Mobilitando 3 settimane vuol dire che dopo 3 settimane stop. Questo vuol dire ludovica, vuol dire che non si può somministrare per intervalli più lunghi. Sì, assolutamente. La domanda di Giulia è logica e pertinente. Sono nelle piene capacità di intendere e volere. Guardate, la patologia depressiva non fa influenzare sulle capacità cognitive e valutative. Quindi è un consenso che danno con piena consapevolezza. Qui è un po' difficile da decidere chi decide, eccetera. È evidente che deve essere più che lo psicoterapeuta, in questi casi più frequentemente lo psichiatra, che sceglie. Non è che il paziente da solo va a fare terapia elettrocompulsiva, proprio perché devono essere soddisfatte le condizioni. Che non è responsivo o che non è ancora responsivo. E queste non sono valutazioni cliniche che fa da solo il paziente, che prende e va. Deve esserci comunque una scelta del terapeuta di riferimento di erogazione e ovviamente il consenso del paziente stesso. No, perché? Anche se il meccanismo vero, ultimo, del perché è efficace la terapia elettrocompulsiva non è noto, alla fine hanno già cominciato, perdonate il termine, il lavoro, la terapia elettrocompulsiva, visto che vanno a impattare aumentando il livello di monoamine, cose che, come vedremo domani, fanno anche i farmaci, quindi non c'è interferenza sull'efficacia poi a regime cronica degli antidepressivi. Però è innegabile, e però fra un po' mi stoppo, che comunque gli effetti collaterali esistono, perché l'amnesia comunque è un disturbo neurologico, anche se stiamo parlando di piccole amnesie e per brevi intervalli a cavallo dell'evocazione, con tutte quelle limitazioni, solo 2 o 3 settimane, solo 6-7 trattamenti, eccetera. Altri trattamenti con una filosofia in parte simile. Già sapete che la stimolazione magnetica transcranica è una tecnica che per certi versi, perdonate che sto dicendo una mezza bestemmia, è come la terapia elettrocompulsiva, non lo è. Però è come, perché? Perché invece che erogare impulsi magnetici che comunque sono dolorosi per l'individuo, oltre a provocare le compulsioni che voi avete visto, la stimolazione magnetica non dà alcun tipo di danno percepibile al paziente, né di dolore. Questo è certamente un vantaggio. I meccanismi ultimi per cui efficace è, non li conosciamo. Anche perché, mentre nel caso della terapia elettroconvulsiva, si agisce a livello di stimolazione bitemporale, cioè di 2 lobi temporali. Come vedete, perché dovete immaginare che il punto al centro di quest'otto sia il punto dove si stimola la corteccia, la stimolazione prefrontale è delle 2 cortecce prefrontali dorsolaterali, quindi altra area del cervello, area anteriore piuttosto che posteriore come lobi temporali. Di sicuro, nei termini del paziente non sono noti, non è noto alcun effetto collaterale. È stato riconosciuto standard da almeno alcuni anni negli Stati Uniti, viene erogato non proprio a regime, ma abbastanza frequentemente anche in Italia. Qual è il vero problema della stimolazione magnetica transcranica, nonostante che l'FDA l'abbia riconosciuto? Ma fra un po' chiudo. E con questo problema che vi sollevo, poi domani ricominceremo perché per certi versi come psicologi ci interessa questo problema. Guardate un attimo questa figura, ma e questo è un caso, ma vale per tutti i
gli studi clinici che hanno preceduto il riconoscimento della stimolazione magnetica transcranica della stimolazione della corteccia prefrontale e dorsolaterale come trattamento standard della depressione. Allora, in asse verticale, HDRS è un acronimo, sta per Hamilton Depression Rating Scale. È la misura probabilmente universalmente più diffusa, è una specie di questionario, ma è più che questionario, è un'intervista semistrutturata che il clinico deve fare, il terapeuta deve fare al paziente. Ovviamente punteggi elevati vuol dire elevati punteggi di pressione. Ovviamente il beneficio clinico è l'abbassamento di questi punteggi. Bene, qui vedete due gruppi, come sempre la sperimentazione, anche quella clinica, il gruppo in giallo è quello che è sottoposto a questo trattamento di stimolazione della corteccia prefrontale. Quello in rosso è quello che è sottoposto al trattamento placebo. Qui è importante capire, perché già ce lo siamo detti un po' di tempo fa, ogni volta che c'hai la necessità di confrontare contro una condizione neutra, in questo caso quel placebo, per i farmaci è facile. Tu dai, senza che lo possa vedere il paziente, una sostanza che sembra essere all'aspetto come la pillola, eccetera, ma in realtà c'è glucosio, amido, le varie sostanze inerti che si usano come placebo. Per un trattamento strumentale come questo, ti devi inventare qualcosa di diverso che sia veramente equivalente, ma senza essere stimolazione. Ci sono due modi. Il primo sfrutta la fisica. Si interpone fra lo stimolatore e il cranio del paziente un cubetto di legno, cioè un materiale che assorbe l'impulso magnetico. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il paziente assiste a tutto, lo stesso rumore, gli stessi impulsi che sente, la macchina eroga gli stimoli, solo che non arriva al suo cervello perché c'è interposto un mezzo che fisicamente impedisce agli impulsi magnetici. Tutto è uguale, tranne che il cervello non prende, eccetera. Oppure altra possibilità alternativa, come placebo, è che invece che lo stimolatore essere messo così, ma ovviamente non deve dire il paziente, viene messo ortogonale. Visto che lo stimolatore, abbiamo detto, evoca l'impulso qua al centro, se tu lo metti ortogonale, messo così, non stimola il cervello, va nell'aria, insomma, sostanzialmente l'impulso magnetico. Tutto è uguale, a condizione che il paziente non veda questo orientamento diverso dello stimolatore, ma il cervello non viene stimolato. Fatto salvo questo dettaglio tecnico, cosa vuol dire trattamento placebo in questi casi? Ok, questi sono due gruppi di importanti depressi e questi sono i loro valori di Hamilton. Subito vedete che diminuiscono nelle settimane successive al trattamento, non drammaticamente, ma diminuiscono. Bene, però cosa vi dico subito? Che diminuiscono sia giallo con giallo la prima e la seconda settimana, ma diminuiscono anche i rossi, il placebo. Certo, per carità, nessuno discute che il miglioramento clinico sia più marcato dopo giallo, stimolazione della corteccia prefrontale con stimolazione magnetica, però è innegabile che c'è anche una diminuzione quando non c'è nessuna stimolazione, nessun impulso magnetico e nessun effetto diretto magnetico sul cervello. E allora, visto che sono le 7, noi adesso stoppiamo, però il messaggio ultimo qual è? E questo riprenderemo domani. Vi ho parlato a un certo punto nelle prime lezioni di psicofarmacologia, non solo dell'uso del placebo, ma su questo molto accentuato la differenza, ma sul cosiddetto effetto placebo, che non è il gruppo placebo, è l'effetto terapeutico, perdonate la semplificazione, del niente. Vi dissi all'epoca, adesso ve lo ridico, adesso si comincia a comprendere, guardate che però non in tutte le patologie ci sono effetti placebo.
Ci sono alcune patologie in cui ci sono. Posso chiudere a questo punto il proiettore? Scusate che mi acceca un attimo. E dove diavolo sta? Posso pure accendere la luce perché stare al buio mi fa un po' impressione, stare così non è molto bello. Questo vuol dire sostanzialmente, ok? La depressione probabilmente è uno, se non il massimo contesto clinico in cui ci sono effetti placebo. E allora questo pone dei problemi. Pone dei problemi perché se avete visto, è vero che il guadagno terapeutico della stimolazione magnetica era maggiore di quello del placebo. Però uno può pure ragionare, ma allora tutti i prezzi di una stimolazione invasiva, o comunque anche se non provoca dolore, non sono il beneficio clinico, perché una parte del beneficio clinico glielo dà anche il placebo. E vuol dire che probabilmente il meccanismo non è necessariamente neurofisiologico. Vi anticipo una cosa su cui ritorneremo domani o venerdì, verso la fine del studio sulla depressione, che è la figura che oggi ho scelto di mettere come icona della lezione di oggi, della seconda ora e come icona, insomma, del file di YouTube. È una figura del Carlson, è una figura su cui torneremo e commenteremo, insomma, quando sarà, domani o venerdì che sia, fatemela trovare perché non me la ricordo dove sta, però so di avercela. Perdonatemi, perdonatemi, dove diavolo stai? Scusate, forse è meglio che esco da qua. Ah no, ma che figura, devo riaccendere il proiettore però se voglio farvi vedere la figura. Vabbè, ok, un attimo però, prima trovo la figura e poi riaccendo un attimo, poi eccola qua la figura, l'ho trovata. Mando la figura, riaccendo un attimo il proiettore. Questa è la figura del vostro calzo. Il pieno commento di questa figura lo faremo quando verrà il momento. Però adesso voglio solo far vedere una cosa. Vabbè, c'è il suo tempo il progetto. Intanto, se avete qualche domanda, cominciate a prepararla, perché poi dopo ci salutiamo, perché come si dice, ormai si è fatta una cetta, devo andare a cucinare. Dai, bello, avviati. Eccolo qua, ripeto, sulla figura ci torniamo. Però questa è la figura di persone che rispondono, innanzitutto, non è la figura di trattamento, persone che rispondono, depressi che hanno avuto un beneficio clinico. Fermiamoci su questi. Sono quelli che beneficiano clinicamente del niente, almeno niente all'inizio, perché non è niente, nasce come niente, perché è niente. Se è stimolazione finta, è stimolazione finta. Se è farmaco finto, cioè soluzione inerte, è farmaco finto. Però vedete che nasce come niente, però poi dopo influenza la fisiologia cerebrale, perché con la solita logica un po' semplificata, in blu ci sono le aree del cervello in cui dopo l'erogazione del trattamento, cioè dopo l'erogazione del niente, c'è una diminuzione di attività metabolica. E le aree corticali in cui dopo l'erogazione del niente c'è un aumento. Per cui il paradosso, ma ve l'avevo già accennato all'epoca, è che il placebo nasce come un trattamento inerte, però modifiche fisiologiche le induce. E allora di nuovo ci pone forti domande: A, di quanto poco sappiamo, B, se è mai possibile di privilegiare studi, ricerche e conoscenza che vadano nella direzione di identificare i meccanismi di questo niente all'inizio, perché è il trattamento più pulito del mondo, il trattamento che non somministra alcunché, se non la credenza che sia un trattamento. Ragazzi, a me, ok, grazie. Anche se c'è la parola mafia nel tuo nick, non mi piace tanto.
diciamo, torniamo indietro sul placebo. A me non piace suggestionabile perché tende un po' ad assimilare l'erogazione del placebo a una cosa, come dire, triviale per chi ci crede il paziente. Sì, certo, la credenza del paziente è fondamentale. Se al paziente gli dici ti sto somministrando un trattamento finto, l'effetto placebo non c'è. Ma non è la suggestionabilità. Ritenere di essere oggetto. Ah, la dico in maniera diversa. Prima parlavamo degli aspetti di etica, prima del consenso informato. Ogni volta che si fa una sperimentazione farmacologica o una stimolazione transcranica o il terapia convulsiva, c'è sempre il consenso informato. Ed è obbligo etico, morale, anche legale, essere diretti e trasparenti con i pazienti. Quindi gli si dice, guarda, nel corso delle prossime settimane, se è farmaco, assumerai alcune volte un farmaco vero e proprio, alcune volte una cosa che somiglia a un farmaco, ma non c'è niente. Ma non ti posso dire quando. A, perché non te lo posso dire, B, perché io stesso non lo saprò. Cioè, non solo il terapeuta, non solo il paziente non è informato quando c'è il placebo, ma non lo sa neanche il terapeuta. E lo stesso vale per la stimolazione magnetica transcranica. Quindi gli si dice, guarda, a volte sarà stimolazione vera, a volte sarà stimolazione finta. Quindi che ci saranno le stimolazioni finte, lo sanno perché lo devono sapere, solo non sanno quando è quella finta e se stanno prendendo quella finta o quella vera. È suggestionabilità? No, è l'erogazione di un trattamento che ritengono efficace, che poi efficace non è sul serio, anche se è niente. E come vi ho già detto all'epoca, senza aprire un vespaio, pur essendo tutti i trattamenti omeopatici, scusatemi la crudezza, la sinteticità, fuffa, niente, perché mai ne è stata dimostrata l'efficacia, una cosa è vera, proprio perché sono basate su persone che credono e ritengono di prendere qualcosa di attivo, quando si racconta che i trattamenti omeopatici in molti casi hanno un'efficacia su certi aspetti clinici, non si racconta di menzogne, si racconta probabilmente di effetti genuini, si sta raccontando di effetti placebo, sono fuffa nel senso che sono niente come il placebo. Però, ripeto, visto che non si può eticamente e legalmente dare il niente, paradossalmente, verrebbe da dire, l'omeopatia ben venga se è una forma di istituzionalizzazione del placebo. Sì, ma suggestionabile è una parola delicata. La credenza, ecco sì, mettiamola così, la credenza che ti stanno facendo qualche cosa di clinicamente rilevante, certamente è la più importante, ma la dico in maniera diversa, così ci capiamo, di come il placebo sia una cosa intrinsecamente psicologica. Una volta, solo una volta, perché non lo puoi fare per molto tempo all'interno di un contesto, solo una volta per un paio di anni mi sono occupato di placebo, non nella depressione, placebo nel sonno. C'era un esperimento di laboratorio sul sonno con cose standard. Però era presentato fintamente ai soggetti che avevano lievi disturbi del sonno come la sperimentazione di una nuova sostanza naturale per indurre sonno. Fino a qua tutto normale. Però vi dico solo due aspetti determinanti della costruzione della cosa. Primo, i pasticcotti, chiamiamoli così, che usammo. Chiamo pasticcotti perché il colore e la forma delle pasticche giocano anche e contribuiscono nell'effetto placebo. Me li feci fare da una specie di farmacista, non farmacista che lavorava sulle preparazioni galeniche, con dentro niente. Mi sembra che era, mi sembra, 1000 mg di amido, se vado bene a memoria. Ma questo non è l'aspetto principale. L'aspetto principale è un altro, che è una delle ultime volte in tanti anni, perché c'è stata una fase della mia vita in cui ho fatto notti in laboratorio e un'altra fase della vita in cui sono i miei allievi, collaboratori che fanno materialmente gli esperimenti. Mi toccava venire in laboratorio, comparivo attorno alla mezzanotte e
scusate il termine, facevo lo stregone della medicina. Cioè ero io quello che disciplinava, cioè che dava i pasticcotti sostanzialmente. Perché facevo questo piccolo sforzo, diciamo così? Perché anche, fra virgolette, l'autorevolezza del terapeuta fa parte dell'effetto. E suggestionabilità, non lo so la chiamerei suggestionabilità, so solo che ho elencato già due aspetti. Come fatto erano capsule tipo antibiotici, celeste e bianche, furono scelte ad hoc perché c'è una letteratura sperimentale su certi aspetti che massimizzano. E poi c'è l'altra letteratura che la percepita autorevolezza del clinico aumenta gli effetti. Quindi più che autorevolezza è la percezione di alcuni fattori che tu ritieni che siano associati alla cura. Fermo restante che non c'è la cura perché la sostanza è inerte. Fermo restante che in quel caso specifico i pazienti cambiavano l'attività cerebrale in conseguenza del niente, perché io davo niente. Sui meccanismi del placebo un po' non più a chiacchiere, un po' più praticamente, preferirei tornarci domani, non per qualcosa, perché con le slide vi faccio pure vedere dove vanno a agire, anche se non sappiamo perché, che la domanda vera è qua ultima. Alla domanda vera ultima non te lo so rispondere dove e perché, però ti faccio vedere dove vanno ad agire, almeno nella depressione. Non lo capisci te, ma non lo capisco io, non lo capisce Benedetti, che è uno dei massimi autorità del mondo, dello studio del placebo, però il fatto che questo è incontestabile, nessuno di noi sa esattamente fino in fondo perché, ma questo avviene ormai sistematicamente studiato. Ormai ci sono centinaia di studi sui meccanismi cerebrali del placebo, dell'effetto placebo, cioè della capacità curativa del niente. Ancora un minutino e poi ci salutiamo, siamo ampiamente sforati, un po' stanco. All'inizio, motivazionali non lo so, ma che siano meccanismi mentali, cognitivi, psicologici, da lì non si discute, è evidente, non c'è fisiologia, però poi diventano fisiologici perché cambia la fisiologia. Pasciocco vuole salutare i 50 animati, va bene, saluta Pasciocco, è tenerissimo, è ciaffamissima perché lo sto trascurando, è piccoletto, fatti vedere. No, ecco. Adesso penso che ti faccio pure mangiare. Sei una piccola star del corso ormai. Che c'è? Vuoi digitare sul computer? Vuoi tu staccare lo streaming, piccolo? No, ha deciso, dai, vai. Però poi mangiamo, dai. Allora ragazzi, se non ci sono altre domande io blocco il streaming e vi saluto. No, non è chiaro purtroppo, e comunque non rimarrà chiaro. Allora ciao Arianna, domani alle 14 come al solito il file di tutte le lezioni su depressione e disturbi affettivi sta da stamattina sul solito sito del corso di laurea e niente, vi saluto. Buona serata ragazzi, ragazze. Ciao, cercate di passare al meglio la serata. Di nuovo, arrivederci, ciao Glumi, ciao Gaia. Chiudo, blocco streaming. Dirò a Pacioccolo tutti questi saluti, visto che ormai lui è popolare, Pacioccolo. Blocco.